Forca, 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 forca! No, porca! Forca Resuni! Madonna, quanto mi piace sto posto a me! Azzarola! Che mito! 1950? Almeno sulla carta, eh? Però poi il GPS mi segna un tantino di meno. Vabbè, comunque, metro più, metro meno, anche oggi il nostro meraviglioso Forca Resuni in una altrettanto meravigliosa giornata. È il 16 ottobre, eccola là la spruzzata di neve sul Greco. La vedo, la vedo, la vedo. Direi che parte dai 2002 in su, una leggerissima spruzzata di neve. Sono partito dalla Val di Rose, una corsetta in un'ora e mezza per giungere qui, per godere di questa meraviglia. Guardiamo questo bel petroso qua, che mamma che bello. Vabbè, non diciamo nulla, va, facciamoci qui sulla parte laziale, la solita parte laziale del parco. Oh, devo dire che ho incontrato parecchia gente a salire dalla Val di Rose. Per fortuna sono arrivato prima di tutti quanti gli altri per poter fare questo video in santa pace, insomma, e godere insieme a voi di questo spettacolo. Guardiamo il Tre Confini là in basso, che si comincia a colorare veramente meravigliosamente di questi vestiti autunnali. E anche il Capraro, eccoci qua, Forca Resuni del 16 ottobre. Qui tira sempre vento, eh? Non si scappa, ragazzi. L'affaccio sulla Jannanghera, dalla quale riscenderò adesso per chiudere l'anello verso Civitella Alfedena, e lo sguardo su Barrea, che ci delizia sempre, sempre, sempre. Sto Forca Resuni, ecco qua, imbrattato di qualche adesivo di troppo, secondo me, vabbè, ma tanto ci sta, dai. Gli amici dei vari gruppi trekking si divertono a segnalare la loro presenza. E perché no, insomma, in fondo Forca Resuni è una delle mete più turistiche del parco, giusto che ognuno lasci una propria presenza in maniera assolutamente discreta. Io di qui non lascio nulla perché ci ho già lasciato tanto, quindi allora Forca Resuni 16 ottobre 2021, ragazzi, che dire, contentissimo di aver condiviso con tutti voi questa meraviglia, questa solita meraviglia del nostro Parco Nazionale d'Abruzzo. Corradino vi abbraccia, vi saluta tutti. Adesso, come al solito, svolgerò la mia meravigliosa merenda di montagna. E guarda come si sta bene qua, con tanto di panca. Mo mi assetto qua e mi faccio la mia bella merendina. Ciao ragazzi, un abbraccione da Corradino, ciao a tutti!